Buonasera e bentrovati con una nuova puntata di Occhio Oltre la Cronaca. Il nostro viaggio insieme questa sera ci porterà nel cuore del centro storico di Napoli, nella centralissima piazza del municipio, lì dove la notte tra il 30 e il 31 agosto dello scorso anno un giovane talentuoso musicista napoletano di soli 24 anni, Giovan Battista Cutolo, è morto sotto gli occhi degli amici e della sua fidanzata. Questo nostro viaggio insieme noi lo faremo con chi lo ha amato e lo amerà per sempre più di chiunque altro, sua mamma Daniela Di Maggio. Assolutamente senza voler fare nessun atto discriminatorio, io ho parlato di due Napoli che si sono incontrate quella maledetta notte del 31 agosto. Napoli è mille colore, Napoli è mille paure. Quali sono le due Napoli? La Napoli di Giovan Battista Cutolo, di Giorgio, fatta di Fanzago, di Bach, di armi che erano corno francese e pianoforte, la Napoli fatta di Benedetto Croce. E poi si è incontrata la Napoli di LB, il suo killer, 17 anni, che è uscito di casa alle 4 del mattino armato con una pistola carica, con la contezza di voler sparare, fatta di TikTok, di droga, di rapina Rolex, di quartieri spagnoli. Napoli è una carta sporca e nessuna se ne importa e ognuna aspetta sciolta. Questo tipo di persone facenti parte di questa Napoli, macchine di carne prive di pneuma. Questo ragazzo è un martire, si è immolato per un cambiamento. Basta con sto fatto che le coscienze sono tutte addormentate. I napoletani devono risvegliare le coscienze. Dinanzi alla paga di questo nostro giovane amico, nessun adulto di questa città può dirsi assolto. Giovan Battista, figlio di Napoli, accetta la richiesta di perdono della tua città. Napoli è una carta sporca e nessuno sa morta. Napoli è una camminata. Napoli è tutto un sogno, e ha fatto tutto un mondo. A Giovan Battista Cutolo, per tutti Giorgio, rimarrà per sempre dedicata qui nella città di Teramo un'aula all'interno di un liceo teramano. Questo per un motivo ben preciso, affinché tutti i ragazzi per sempre passando davanti a quell'aula dedicata a Giorgio possano riconoscerne il valore assoluto del coraggio che ha avuto, ma soprattutto la forza di non girarsi dall'altra parte, la forza di non essere indifferente. Signora Daniela, grazie per aver accettato il nostro invito. I ragazzi teramani l'hanno accolta con silenzio e attenzione nella sua lunga mattinata a contatto con loro, perché è a loro che ha scelto di rivolgersi in primis, perché qualcosa cambi dopo che Giorgio purtroppo è stato ucciso
da un ragazzo della loro età, un adolescente. Sì, ci ho tenuto tanto a questo incontro, ho trovato una comunità molto accogliente e soprattutto ho trovato dei ragazzi molto attenti, ragazzi che oggi rispetto alle parole spesso sono disattenti, sbuffano, rivolgono subito il volto al telefonino, invece ho trovato dei ragazzi attenti, sensibilizzati, emotivamente colpiti, perché a loro mi sono rivolta facendo capire che Giorgio deve essere ormai per tutti un esempio da imitare. E siate veramente felici che quest'aula vibrerà con tutte le energie positive di Giorgio. Grazie. Ci sarà per sempre a Teramo in una scuola un'aula intitolata a Giorgio. E quanta importanza c'è dietro quella targa, dietro quella porta in cui tanti ragazzi, no, entreranno in quella a lavorare, a studiare, ad imparare. Lei ha professato lo slogan della bellezza a tutti i costi, innamorarsi della bellezza, tra questi la bellezza dello studio, della conoscenza, della cultura. Sì, ma a parte che quella targa è stata per me una potenza emozionale pazzesca, ma poi già il fatto che i ragazzi entrino in quell'aula intitolata a mio figlio, il fatto che sappiano che dietro a quel nome c'è quel ragazzo che ha vissuto quei 24 anni, come li ha vissuti, con la musica, la bellezza, la generosità, una medaglia d'oro al valor civile, io credo che varcano la soglia di una vibrazione molto potente. Lei non è arrabbiata, signora Daniela, per quello che è successo? Io sono molto arrabbiata, molto dispiaciuta, profondamente distrutta, ma ho sempre detto dall'inizio che le tre pallottole di piombo di mio figlio dovevo trasformarle in tre pallottole d'oro. L'unico mezzo per farlo era far vivere Giorgio attraverso quello che lui avrebbe sempre voluto, aiutare i ragazzi, portare bellezza, arte declinata in tutte le sue forme. E oggi vedere al liceo ragazze danzare, ragazzi cantare, per me era veramente la rappresentazione di Giorgio che continua a vivere. Oh.
intanto io credo che le persone sensibili e centrate su se stesse abbiano colto che quel vestito doveva essere il vestito per la grande festa di mio figlio. Intanto perché io non potrò mai più andare ad un matrimonio, ad una festa di laurea, ad un grande concerto dove magari mio figlio è il primo corno alla Scala. Sai, quando una mamma sogna per il proprio talento musicale del proprio figlio. E poi doveva vibrare insieme a mio figlio, doveva essere oro come il corno, come la medaglia d'oro e come il sole di Napoli che deve continuare a vibrare e ad illuminare la nostra città che negli ultimi anni è stata molto oscurata da tanta violenza. La notte maledetta del 31 agosto si siano scontrate su quel marciapiede davanti a quello scooter parcheggiato male da cui si è scatenata quella maledetta lite, le due Napoli, la Napoli di Giogiò e un'altra Napoli. Sì, questo l'ho sempre sostenuto perché chi conosce la matematica sa che i numeri primi sono due numeri paralleli che non si incontrano mai. Giogiò e il suo assassino erano due numeri primi, due rette parallele, perché per vissuto, per modo di essere, per modo di stare al mondo, non si sarebbero incontrati mai, perché Giogiò era un valente musicista, un ragazzo che usciva la sera per andare a lavorare in un pub, arrotondare, non pesare sulla famiglia, studiava tanto, stava sempre con gli amici, era appassionato di cucina, andava a fare anche l'aiuto cuoco in un ristorante. E il killer di mio figlio era proprio l'esatto opposto, un ragazzo dedito alla violenza, aveva già un tentato omicidio sulle spalle, faceva truffe alle vecchiette, rapinava Rolex dall'età di 14 anni, non andava a scuola dall'età di 11 anni, stava sempre per strada ed era dedito alla violenza e al brutto. Quando io dico si sono incontrate quelle due Napoli, sono queste le due Napoli. Una Napoli che rappresenta Fanzago, rappresenta Bach, rappresenta Gate, rappresenta il maschio angioino, è una Napoli che rappresenta l'aspetto più brutto e truce dei quartieri malfamati, della gente dedita alla violenza, della droga, delle armi, ed è una Napoli che a noi non ci appartiene ed è quella che ho voluto a tutti i costi far vedere sul palco di Sanremo. Che io e Giogiò apparteniamo a quella Napoli che spesso non viene rappresentata oppure viene rappresentata male in certe fiction dove si evidenzia una Napoli che non è quella che rappresentiamo io e Giogiò. Non è solo quella. Assolutamente no. Io lo so che Napoli sei tu e non è Mare Fuori, non è Gomorra, non è il boss delle cerimonie, eppure... per te con la forza di 100 uomini come sempre, perché tu non puoi essere definito da quello che ti è successo e perché io non sono figlia unica, siamo i fratelli Cutolo e per noi questo cognome ha sempre avuto un significato diverso, Lulu Cutolo. Giustizia per Giovan Battista Cutolo, giustizia! E più che parlare di Giovan Battista, avrei voluto parlare con Giovan Battista. Più che sentir parlare di lui, della sua bravura, della sua arte e voglia di vivere, avrei voluto toccarla con mano. Magari ascoltando un concerto della sua orchestra o una delle sue magnifiche composizioni. Prega per questa tua città fallita, per questa
questa nostra amata Napoli, che come una madre negligente non ha saputo custodirti e difenderti. Prega per me e rendi inquiete le notti di chi, anche come me, in vari ambiti, livelli e ruoli, occupa posti di responsabilità. Che la tua dolce musica. Battista Cutolo quella sera del 30 agosto 2023 raggiunge la sua comitiva in piazza del municipio, in un pub nel centro storico di Napoli. Raggiunge la comitiva perché si sta festeggiando tutti insieme il compleanno di un amico, ma succede qualcosa, una ragazza purtroppo parcheggia male il suo motorino ed urta facendolo il motorino di un guappo di Napoli. Un ragazzo, pensate, che ha soli 17 anni è già pregiudicato per furti dei Rolex. Cosa succede? Scoppia una lite. Ad un certo punto uno dei guappi che erano con questo ragazzo di 17 anni prende la maionese e la spreme in testa ad un amico di Giovan Battista. A quel punto Giogiò non ce la fa più, dice basta, smettetela. Spunta la pistola e partono tre colpi, due colpiscono Giogiò alle spalle, uno gli viene sparato davanti sul petto, sul torace, e Giogiò muore su quel marciapiede. La squadra mobile di Napoli troverà il suo killer, il suo assassino, intento a giocare a poker poche ore dopo l'omicidio, mentre altri agenti della squadra mobile di Napoli stanno citofonando a casa di Giogiò per dire a sua mamma Daniela che Giogiò non tornerà più. Come gli hanno detto quello che era successo? È arrivata la polizia di mattina, mi ha citofonato, stavano giù al palazzo, mi hanno telefonato dicendo signora apriteci, siamo giù al palazzo. Quando li ho visti io ho pensato immediatamente che avesse avuto un incidente stradale. Ho detto non si è messo la cintura, mamma mia che è successo? L'ho chiamato sul telefonino perché poi mi sono accorta che la sua stanza era vuota, perché stranamente quella è stata l'unica notte maledetta in cui io ho dormito tutta la notte. Di solito io sempre verso le 2, le 3 del mattino, quando Giogiò andava a lavorare nel pub, io mi svegliavo perché dovevo sentire lui che metteva la chiave nella toppa. Quella notte maledetta ho dormito come un ghiro, veramente io non so come sia potuto accadere. Quando mi hanno detto signore è successa una rissa a Piazza Municipio, che poi è una piazza che lui non frequentava perché lui era stato chiamato da questo amico che festeggiava il compleanno, ho detto dai abbiamo cambiato zona, raggiungici lì. Sa quando succedono quelle cose tutte sbagliate, inanellate una dietro l'altra? Ho detto signora dopo la rissa c'è stato, no, ci sono stati degli spari, suo figlio è stato, suo figlio non c'è più. Beh lì... Le è successo quello che capita di fronte ad una cosa così assurda, sono entrate in una specie di universo parallelo e poi tutto quello, quella grande ingiustizia di aver perso in quel modo quel ragazzo, anche perché quando io andai in questura e gridavo, urlavo, piangevo, mi disperavo, chiedevo ditemi com'è successo e un poliziotto mi prese alle spalle, mi disse signora
non glielo possiamo dire. Se lei sapesse com'è successo, uscirebbe pazza. E poi ho capito perché, che dalle telecamere hanno visto tutta la scena. Che lui, per salvare l'amico, si è preso le pistolettate alle spalle. Ecco perché ha avuto la medaglia d'oro al valor civile. Figlio di Napoli, accetta la richiesta di perdono della tua città. Accetta le scuse, forse ancora troppo poche, di coloro che si girano dall'altra parte. Superare l'idolatria dell'io per creare il nome, opponendo un sistema di vita al sistema di morte di cui anche tu sei stato vittima innocente. Alla fine siamo sempre nella parte finale a piangere il dolore di quello che succede, cioè sempre la parte in cui purtroppo quello che non doveva succedere è successo. Anche quella Napoli bruttissima che mi ha strappato mia figlia, affacciati ai balconi, esci dai passi e vieni a capire che io stanotte ho avuto le allucinazioni, ho pensato che Giorgio stesse camminando in casa. Hai capito, Napoli bastarda, che mi hai fatto? Se non sei in grado di stare insieme alla Napoli bella, vattene a fanculo, vattene tu via, vattene via da noi. Giochi, giochi, siete giochi. Giustizia, giustizia, certezza della pena, certezza della pena. Per una persona fantastica, non potete nemmeno immaginare quanto ci manca in questo momento e quanto manca alla famiglia, al padre, alla madre, alla sorella. Ci sono strappato via giustamente. Perché cosa? Perché cosa? Io stamattina mi sono messa la sua maglia. Mamma, stirami la maglia. La sua spillina, il regalino che mi ha fatto, il suo deodorante per avere la percezione che esista ancora. Ma io stamattina, che non ho chiuso occhio, aspettavo che lui girasse le chiavi nella toppa. Quella porta non è stata aperta. Mio figlio stamattina non c'era nella stanzetta. Il gatto ha dormito tutta la notte sulla sua maglia. Un ragazzo di 16 anni che esce con una pistola a contezza di quello che fa. Esce per sparare. Non è un ragazzino. Deve avere una pena esemplare. Lei ha iniziato fin da subito, nonostante la tragedia, il dolore immenso, no? Che solo una mamma che perde un figlio può comprendere, il diritto civile ad avere una giustizia giusta. Quindi questa riforma della giustizia minorile ha avuto dei piccoli passi in avanti, però non basta. Sì Paola, perché quando spesso sai, ci chiedevamo, anche un po' io come addetta ai lavori, come mai ci fosse questa grossa sensazione di impunità nei giovani minorenni che erano diventati anche spesso manovalanza della camorra. Però a volte, non approfondendo, resti sempre un po' alla superficie dell'argomento. Quando è morto mio figlio e mi è venuta fuori tutta la rabbia, la tenacia, la disperazione, io mi sono resa conto che il killer di mio figlio era a piede libero proprio perché ci sono tante falle nella legge sui minori attuale. E a quel punto ho capito che per dare giustizia a Giorgio, ma soprattutto per aiutare le nuove generazioni a non avere più paura di uscire la sera perché possono correre il rischio di tornare a casa in orizzontale, dovevo assolutamente far cambiare questa legge in tante sue parti sbagliate. In molte ci sono riuscita, in altre purtroppo non ancora,
ma spero che le istituzioni continuino su questa scia della mia disapprovazione rispetto appunto a queste norme che sono veramente sciatte, inapplicabili per i minori di adesso, che sono completamente diversi dai minori di 30 anni fa. In cosa è riuscito a farla cambiare questa legge? Guardi, innanzitutto, beh, ci sarebbe da dire tanto, perché comunque la legge Giovan Battista Cutolo è tutta inserita nel pacchetto Caivano. Quindi veramente sono state fatte dei cambiamenti sostanziali anche rispetto pure all'età imputabile, alla messa alla prova. La cosa più importante in assoluto è che ho insistito affinché venisse tolta la messa alla prova, perché la messa alla prova che i giudici consentono a questi criminali ha fatto sì che il killer di mio figlio fosse a piede libero. E invece se il killer di mio figlio non fosse stato messo alla prova, stava in galera per il tentato omicidio e non avrebbe ucciso Giorgio. Quindi già il primo punto. E poi ho insistito a far fare il reato di stesa, che è un reato importante da applicare, perché spesso siamo soggetti a queste bande di criminali, soprattutto noi partenopei, ma credo che a larga macchia si stia allargando questa cosa, queste bande di criminali che sui motorini con Kalashnikov e con pistole sparano all'impazzata, facendo capire allo Stato che loro sono l'antistato e che vincono. Quindi anche questo è un punto molto importante. E lei intanto però il 19 marzo, quando inizierà il processo per l'omicidio di Giorgio, non potrà esserci come parte civile? Assolutamente no, perché questa è un'altra beffa della legge sui minori. E avrà comunque uno sconto di pena perché comunque per il rito abbreviato, per tutta una serie di garantismi, sempre perché è minore, perché la legge rispetto a certe cose è cieca. Applica di default delle cose che sono inapplicabili, perché se si umanizzasse la legge si capirebbe che quel ragazzo non merita assolutamente nessun tipo di garantismo, perché ha una coazione a ripetere il male ed è un soggetto molto pericoloso. Deve avere esclusivamente una pena esemplare, perché non ha ucciso Giorgio per futili motivi, ha ucciso Giorgio senza motivo. Poi è andato a giocare a carte e soprattutto lo ha sparato alle spalle. Guardi, le dico una cosa. Anche il più orrendo dei malviventi, la persona più truce che ha commesso degli errori veramente pazzeschi nella propria vita, se arrivasse oggi il killer di Giorgio davanti ai suoi occhi e sapesse che ha sparato un giovane uomo alle spalle, nel suo codice non lo prenderebbe di buon grado. Stiamo parlando di criminali. Persino un criminale direbbe che ha fatto una cosa inaudita, sparare alle spalle a un ragazzo. Queste due Napoli, come potrebbero essere due Teramo, come potrebbero essere due Milano, sono le due facce di una società dove da un lato c'è Giovan Battista Cutolo, che vive di armonia, di bellezza, di generosità, di studio, e da un lato c'è la Napoli del brutto, quella parte della violenza della subcultura, di persone che vivono nel buio perché non sanno che cos'è il bello. Io prima mi sono talmente commossa a sentire i ragazzi che cantavano, perché quella era una manifestazione del bello, come quando si manifesta Cristo, come quando si manifesta la colomba. Il bello è quello che ti contagia. Mio figlio era talmente bello, aveva talmente una radianza energetica che brillava anche al buio. Gli amici lo chiamavano e dicevano: Joe, che c'è? Ho bisogno del Giorgio pensiero, perché il Giorgio pensiero era quello che trovava sempre un equilibrio. Ragazzi, è vero che la bellezza salverà il mondo, ma a patto che il mondo salvi la bellezza. E noi che siamo il mondo dobbiamo salvare la bellezza, sapendo come? Sapete come? Così, tenendo in piedi i licei, tenendo in piedi la musica, tenendo in piedi l'arte. Io sono a Caivano, il decreto Caivano, adesso abbiamo veramente grandi problemi perché hanno buttato fuori 250 famiglie dalle loro case, sono tutto un problema. Ma io ho scritto in un mio articolo: guardate che se tu al povero togli la casa ne fai un barbone.
attenzione, attenzione. E perché? Intanto se stanno là da 20 anni, 30 anni, l'esame di coscienza se ne debbono fare tutti quanti, anche coloro che gli hanno permesso. Però adesso che cosa facciamo? Li buttiamo per la strada e poi dopo? Guardate, è terribile questo discorso che sto facendo io, però io penso che se dovessi aggiungere ai 10 comandamenti un altro comandamento, aggiungerei questo: non esasperare le persone, perché la persona esasperata poi diventa pericolosa. E allora è inutile che possiamo fare tutte le attenzioni per, insomma, per una città. Sapete che ancora, pensate che dopo 160 anni ancora si parla del nord e del sud, ma insomma sono passati 160 anni, ragazzi, siamo italiani. Quando è venuta in parrocchia da me Giorgia Meloni il 31 di agosto, io l'avevo mandato un piccolo messaggio in cui dicevo proprio questo: vieni a vedere come sopravvivono i dannati di Parco Verde, vieni, perché cavolo, un conto è leggerlo sui giornali, un altro conto è venire qua e vedere che cosa succede. Vieni a far sentire italiani anche queste persone qua, lo sono, siamo italiani allo stesso modo. È terribile, perché un ragazzo del sud non dovrebbe avere le stesse possibilità di guarire da un cancro come ce l'ha un ragazzo di Milano, di Firenze, di Torino? Ma questo non succede ancora? Ma questo non vi scandalizza? Ma perché un ragazzo del sud non dovrebbe avere le stesse possibilità di andare a scuola? La violenza si stana creando figli che vivono nel bello, creando figli che hanno animi gentili come Giorgio. Noi viviamo in una società dove dobbiamo scendere in piazza per dire no al bullismo, no al femminicidio, no all'LGBT. Mio figlio, il suo miglior amico era di colore, il miglior amico di mia figlia è un gay. Mio figlio perdeva le ore, sapete, è andato al compleanno di chi? Il compleanno del suo amico era un Asperger ad alto funzionamento e mio figlio era l'unico che se lo sentiva. Era l'unico che se lo sentiva. Mio figlio, nonostante fosse un ragazzo di una Napoli per bene, aristocratica ma nel modo di stare al mondo aristocratico, era amico del pizzaiolo, amico del panettiere, amico del pasticcere, perché lui era un animo includente. Ai ragazzi teramani al suo fianco c'erano Luigi Leonardi, testimone di giustizia, c'era padre Maurizio Patriciello, instancabile, prete antica morra a Caivano, no? E ragazzi, avete lanciato un messaggio: non giratevi dall'altra parte. Eppure Giorgio è morto per questo, ma nonostante questo avete continuato a dire non giratevi dall'altra parte. Allora, Giorgio è morto per questo, perché la sua non indifferenza lo ha fatto morire, ma perché c'è questa cosa spaventosa che esistono le armi. Ma se la società civile, lo Stato, fa in modo che non ci sia più violenza, che non ci siano più delle armi in mano ai minori, che le pene siano più esemplari, i ragazzi devono assolutamente non essere indifferenti, devono assolutamente non girarsi dall'altro lato, perché io l'ho detto, oggi qualsiasi ragazzo fa cose inaudite per avere dei like e delle visualizzazioni ai propri video. Giorgio non aveva i social, eppure il ragazzo più visto, sentito, cliccato, è più cool e più influencer di tutta Italia, oggi come oggi. Questo che cosa ti fa capire? Che chi pratica la gentilezza, l'amore, la generosità per il prossimo è un vero influencer, un vero leader. L'arrivo intorno a mezzogiorno, prima tappa alla parrocchia del quartiere Prato Verde, teatro dello stupro delle due cuginette di 10 e 12 anni. Ad aspettare sulla soglia la Presidente del Consiglio c'è Don Patriciello, il parroco che combatte contro il degrado di questo territorio e che l'aveva invitata a visitarlo. Lì a Napoli è arrivata la Premier, Giorgia Meloni. Pazzesca questa cosa. E devi sapere che quando è successo quella maledetta notte, la storia di Giorgio, mi hanno detto stesso i giornalisti: signora, sono partite talmente le agenzie, le ANSA, eccetera, su questa morte assurda di suo figlio, che tutta la conferenza stampa di Giorgia Meloni nessuno l'ha seguita più, ma stesso i giornalisti. E si sono incrociate queste due cose tra Caivano, Don Patriciello, Giorgia Meloni, ma veramente in una maniera surreale. C'è stato qualcosa che le ha fatto rabbia di quel mondo chiamato, no,
istituzioni, Stato, forze dell'ordine, governo? Guardi, a me ha fatto rabbia soltanto il fatto che nella piazza municipio della mia città, dove c'è la questura, il comune, il Maschio Angioino e la prefettura, ci sia stata l'uccisione di un giovane ragazzo. Quella piazza è stata schiaffeggiata e si è visto che c'era la mancanza dello Stato. Lo Stato mi ha chiesto scusa, anche se mio figlio non torna più, hanno fatto i funerali di Stato a Giogiò, il questore di Napoli mi ha mandato tutte le forze dell'ordine perché ho detto voglio pure la Marina Militare al funerale di mio figlio, perché anche le divise, lo Stato deve riconquistare fiducia. E c'erano 10.000 persone al funerale di mio figlio ha avuto il picchetto d'onore, i gonfaloni di tutte le province di Napoli. E quando lo Stato ti chiede scusa perché ti dice abbiamo sbagliato, signora Daniela, lo sappiamo, qualcosa non è andata per il verso giusto, non c'era la volante, era chiusa la questura, gli amici di mio figlio sono andati a bussare alla questura che era a due passi gridando disperati, correte, correte, come se fosse un albergo chiuso di notte, la questura deve stare spalancata. Cioè deve essere per il cittadino. Quindi ecco, delle cose devono cambiare. In quel caso lì lo Stato ha sbagliato, però poi dopo mi è stato tanto vicino, perché se sono arrivata dove sono arrivata è perché mi hanno dato ascolto. Lui mi faceva tanti scherzi, immaginate cosa mi manca di lui, che quando stendevo i panni puntualmente mi rubava la bacinella e io mi giravo e non trovavo più la bacinella. Ma Giorgio aveva quella passione. Pensate che ultimamente torno a casa e vedo che si è comprato grembiulino, la cosa bianca dello chef. E dico, Gio, ma che è? Hai cambiato mestiere? No, mamma, i miei amici chef di questo ristorante importante di Pozzuoli mi hanno detto che mi vogliono insegnare a fare l'aiuto chef. Io corro. Cioè, lui si appassionava a vedere come tagliavi le patate julienne, come sfriggevi una cipollina. E, qualsiasi cosa, soprattutto il ricordo bello di Giorgio, ascoltava, perciò gli amici lo amavano, ascoltava, ti dava conto. E questo aveva mio figlio, poi era spiritosissimo, timido per bene e soprattutto aveva grande rispetto anche per gli anziani. Quando vedeva un anziano in difficoltà lo aiutava a portare le borse della spesa. Ecco ragazzi, aveva quel frasario di antichi tempi, scusa, permesso, posso, mi dispiace, ti sto dando fastidio, e aveva l'attenzione per l'altro. Mi è salata la pelle tutta in sole e a sabato tutto mondo, ma non sa la verità. Come ricordarlo nonostante quello che è successo? Beh, Giorgio, il ricordo positivo di Giorgio è il suo sorriso che contaminava, il suo essere sempre mamma, tutto a posto, tranquilla, perché andate di fretta? Diceva tutto il mondo, ma perché andate di fretta? Cioè lui era quello che il treno se lo prendeva con un piede fuori e un piede dentro, mentre il treno partiva. E io dicevo, Gio, ti vuoi muovere? Mamma, tutta sta carica, tutta sta foga, lascia stare. E poi il ricordo bello di mio figlio, il fatto che fosse così dolce con i bambini, amasse tanto il diverso, le minoranze. Io voglio ricordare questa cosa molto bella di mio figlio, per far capire mio figlio chi era. Un giorno si ritirò con un origami a casa, che era
di un insetto, un origami talmente brutto, mai visto un origami più brutto di quello. E io dissi, Gio, ma quanto è brutto sto coso, ma dove l'hai preso? Te l'hanno regalato? No, mamma, l'ho comprato. Quanto hai pagato? 20 euro. Ho detto, scusa, ma come ti è venuto di comprare un insetto fatto così brutto? Mamma, poverino, ho visto questo tizio che ci metteva tanta passione a fare questo coso, tanto tempo. Nessuno lo pensava, nessuno gli dava niente. Io ho detto, no, se lo merita, ci voglio dare un premio. Questa era Giorgio. Cosa spera che trovino in quella targa dedicata a Giorgio questi studenti teramani? Ecco, quello che dicevo prima, quando attraversano quella porta con la targa di Giorgio, entrino nell'universo Giorgio. Non è mille colore. Lei annuiva quando padre Patriciello raccontava e parlava in maniera molto dura, no? Ai ragazzi degli incontri avuti in giro per l'Italia e parlava di quella ragazza che diceva: ma a voi che vi interessa? Che vi interessa di noi se facciamo un errore? Vabbè, l'abbiamo fatto. E invece padre Patriciello diceva: è vero, non me ne frega niente di te, per provocare, per dare una scossa. E invece è l'esatto opposto, quello che voi state facendo. Chi sotto scorta, chi non dormendo la notte per viaggiare e raggiungere tutte le scuole d'Italia e parlare ai ragazzi, lo fate perché ci interessa, vi interessa del futuro di queste generazioni. Sì, perché io l'ho detto anche agli amici di Giorgio, perché gli amici di Giorgio, quando io a Sanremo ho detto dedico questi fiori agli amici di Giorgio, che dopo la morte del loro fratello non sanno come ricollocarsi nel mondo. Questo è vero, perché loro, essendo stati talmente traumatizzati, non riescono ad andare avanti. Allora io ho detto agli amici di Giorgio: se noi ci fermiamo, Giorgio muore due volte, voi siete la speranza e il futuro di questa Italia, perché noi viviamo in Italia, se non ci credete più, allora dovremmo fare un suicidio di massa. Non ha senso, invece. Prendiamo la morte di Giorgio come uno sprone per portare quello per cui viveva Giorgio. Giorgio odiava lo squallore. A Natale lui, anche se stavamo, perché io sono separata da sola, perché Lulu stava a Lisbona e non c'era ovviamente il padre, lui andava a fare la spesa, comprava il pesce, cucinava, mamma dai fai l'albero di Natale, comprato la tovaglia. Lui voleva vedere sempre il bello intorno a sé, odiava lo squallore. E quindi io dico, io devo portare in giro quello che era Giorgio, l'inno alla vita e al bello, ma il bello non inteso come aspetto estetico, edonistico, come un tripudio artistico, questo tipo di bello, come quando io dico mio figlio aveva un modo aristocratico di stare al mondo, non perché lui fosse un conte o un barone, noi siamo persone semplici, ma perché è quel mood dell'anima, dell'aristocrazia dell'anima. Mille colore. Napoli mille paura. Napoli a voce re creatura. Cassaio chiano chiana. E tu sai che non si sola. Allora, quando diciamo Giorgio vive, vive in tutti coloro che imparano a praticare gentilezza e a generare bellezza. Perfetto, proprio così. Napoli non sola mare. Napoli adori mare.
Napoli è una carta sporca e nessuna se ne importa e ognuno aspetta ciò.